Angelo, come scrittore, come ti sembra il presidente Bertinotti? Perché sapete, no, che Angelo è anche autore di... Allora, oggi in anteprima, applauso, è uscito un nuovo libro del dottor Angelo Martinelli, Quanto me ne vuoi? Quanto me ne vuoi tu? Che la risposta alla domanda, quanto bene mi vuoi? Quanto bene mi vuoi? Beh, presidente Bertinotti, non ho aggettivi sufficienti, quindi poi è stato un mito per mia moglie, che era iscritta al PC, andava alla festa in unità, e quando mi ha detto ma fatti fotografare insieme al presidente, poi dopo prego, fate. Infatti poi mi ha detto anche, guarda, tu sei sempre stato piuttosto ignorante sia in politica che in religione, quindi non dire niente su che ti fai compagnia. E questo, ma c'è ragione lei, quindi diciamo così che le mogli qualche volta sono anche utili. Io dico solo due parole. Ero un giovane magistrato quando, insieme a un collega, ero presidente, viene chiesto a questo collega, ma lei è un magistrato? E questo collega disse, sì, sono un magistrato, ma sono una brava persona. Ecco, leggendo il libro di Fausto Bertinotti mi è venuto in mente, perché sono magistrato, quindi poi sono condizionato da questo, dalla figura di un giudice, il giudice Ivan Illich, che ricorda Tolstoi, che sul letto di morte si chiede, ma io come ho esercitato il mio enorme potere che ho sulla vita altrui? L'ho esercitato bene, l'ho esercitato in funzione di quello che è il mio compito? Ecco, noi secondo me dobbiamo chiederci questo, e soprattutto ricordarci una cosa che nel libro, proprio il libro di Bertinotti me l'ha fatto venire in mente, che i magistrati non sono servi dello Stato, anzi lo Stato è una controparte, ma sono servi del popolo.